Attraverso Mario Del Giglio, guida. A questo punto vi sento fare una domanda. Anche i vostri insegnamenti dobbiamo annullare? Certamente, anche e soprattutto i nostri insegnamenti, perché se li avete considerati tali, lo sono stati da voi, non certo da noi. Vedete, è qui la riflessione che dovete fare. La realtà che vedete è la vostra e non la mia. Quindi, se ritenete che gli insegnamenti, come voi li definite, siano reali, io dico, sono necessari per il momento, perché li credete tali per la vostra realtà, non per la mia. Quando dico, dovete superare tutti gli insegnamenti, tutte le sovrastrutture che avete avuto, non dico solo le religioni, i riti, eccetera, ma anche tutte le comunicazioni che avete letto attraverso i vari canali. Che cosa vuole significare? Vuole dire che quando avrete frantumato tutto, in quanto non si tratta altro che di una illusione della realtà, che vi serviva solo in quel momento, ecco che la ricerca va avanti. Altrimenti dite che noi ripetiamo sempre le stesse cose. Detto questo, dovete chiedervi, quanti, vivendo nella luce e comunicando con voi, credono che la realtà che hanno sia diversa l'una dall'altra? Anche qui vigono le stesse riflessioni e ricerche e le valutazioni consone al vostro sé spirituale. Tutto questo che cosa vuole significare? Significa che anche chi comunica in questo momento ha la sua realtà. Altrimenti, se fossi diversamente presuntuoso, direi continuerò a parlare sempre io, perché, avendo la realtà indiscutibile, non permetto ad un altro fratello di intervenire. Sappiate che la luce che abbiamo in questo momento, quindi la luce della nostra realtà, illustrata attraverso le parole, perde molto del suo vero significato di energia pura e si disperde nella sua vera essenza.